Un confronto durato un'ora prima di rimettersi al lavoro e preparare il match con la capolista Benevento. Che il momento per il Pescara non sia semplice, lo si capisce da queste immagini. Ieri al Poggio squadra e staff tecnico si sono ritrovati dopo la dolorosa sconfitta con lo Spezia, si sono disposti in cerchio e hanno parlato. Punti di vista espressi dal tecnico Luciano Zauri e da alcuni senatori del gruppo, da Del Grosso a Bruno, da Scognamiglio a Memusciai. Toni sereni ma decisi, ognuno dal proprio punto di vista, per capire cosa non è andato nella partita di sabato scorso, cosa non va in generale in questo inizio di stagione. Presente anche la dirigenza al completo, dal presidente Daniele Sebastiani ai direttori Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti, che hanno osservato a distanza ma senza partecipare alla riunione che ha interessato appunto solo giocatori e staff. La cosa più preoccupante è che la gara con lo Spezia ha come fatto tornare indietro alle giornate che precedevano la partita di Ascoli e quelle poche convinzioni che la squadra, anche col nuovo assetto tattico, sembrava aver immagazzinato nella gara del Duca, si sono sgretolate nel secondo tempo della gara con lo Spezia. Una condotta eccessivamente rinunciataria è stato l'elemento centrale della sconfitta, cui hanno contribuito un pizzico di malasorte, vedasi il rimpallo Drudi Ramos o il gol annullato a Brunori, e alcuni errori come i piazzamenti della difesa sia sul primo gol spezzino sia sul secondo da calcio d'angolo. Compattezza e cattiveria agonistica avevano segnato la vittoria di Ascoli, elementi che sono venuti meno nell'ultimo match. Col nuovo modulo poi resta la sensazione, a dispetto dei tre gol segnati, che la squadra faccia difficoltà ad essere propositiva e pericolosa. Più in generale, e questo è l'aspetto più preoccupante, il Pescara non ha ancora una sua precisa identità di gioco. Sarà per un mercato per certi versi monco, vedasi la questione esterno d'attacco, sarà per alcuni infortuni di elementi cardine come Balzano, Tumminello, bomber in ascesa, Palmiero, il sostituto di Brugman prossimo a tornare dal primo minuto, senza dimenticare Crecco, finora mai impiegabile. Zauri non ha trovato il bandolo della matassa. Si potrebbe dire che ciò accade perché è al debutto in prima squadra, ma quanti allenatori esperti, rodati e vincenti vanno incontro a delle difficoltà e finiscono nel guado? E peraltro, sempre in tema di esperienza, questa non manca nella rosa biancazzurra ed anche i giocatori sono responsabili quanto l'allenatore di questo difficile avvio di stagione. Dopo il confronto urge ripartire verso un trittico di gare fondamentale: Benevento, Juve Stabia, Pisa, in 7 giorni. Prestazioni e soprattutto risultati non dovranno mancare, altrimenti, legge impietosa del calcio che Zauri conosce benissimo, una svolta in panchina sarà l'inevitabile conseguenza.